Basta. Basta lui, basta che lui. Prendiamo. Dunque, riprendiamo consentendo appunto pian piano a tutti di prendere posto e riprendiamo con un argomento che sicuramente ci evoca le famose domande che i nostri ammalati fanno. Ma perché mi è venuta la SLA? Perché ho la SLA, eccetera? Parliamo in questa fase di fattori di rischio ambientali. Abbiamo visto come il fattore di rischio genetico è un argomento di ricerca molto in avanzamento e ci affrontiamo l'argomento dei fattori di rischio ambientali con una persona che è ritenuta da tutti uno dei massimi esperti di epidemiologia, col dottor Ettore Beghi, che invito al podio. Grazie Maria Teresa. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare la mia presentazione voglio ringraziare AISLA per avermi invitato e per avermi permesso di affrontare questo argomento che mi appassiona molto perché mi ha anche coinvolto personalmente per un certo numero di ricerche. Io illustrerò in questi 30 minuti una serie di punti, cercherò di introdurre qualche dato di incidenza e di prevalenza nel mondo per dare un quadro generale della frequenza della patologia e poi mi addentrerò nella discussione dei fattori di rischio ambientali parlando dei cluster della patologia nel mondo, valutando una serie di fattori ambientali e qui mi scuso fin da subito se non riuscirò a affrontarli tutti perché i limiti del tempo non mi permettono di dare una descrizione molto dettagliata dei fattori di rischio ambientali, però cercherò comunque di illustrarvi i più importanti e quelli su cui esiste maggiore evidenza. E cercherò, concludendo, di darvi qualche indicazione di tipo metodologico per farvi capire quali sono i problemi che si incontrano nella valutazione dei fattori di rischio ambientali e, concludendo, darò anche qualche indicazione per il futuro. Questa diapositiva sarà difficile per voi da leggere, però dice sostanzialmente due cose che vi posso riassumere brevemente. Innanzitutto, come vedete, abbiamo un certo numero di studi che hanno valutato l'incidenza della patologia con dei risultati, come vedete, abbastanza diversi, che però hanno due indicazioni importanti. Intanto si è osservato che negli studi più recenti l'incidenza della patologia è risultata più elevata rispetto agli studi più vecchi, e questo sia nei paesi industrializzati che nei paesi in via di sviluppo. E poi esiste qualche differenza nel confronto tra continenti nel mondo, perché si vede che nei paesi industrializzati di fatto la patologia sembra più frequente che altrove. Per quanto riguarda la prima considerazione, va detto che gli studi più recenti non ci dicono che l'incidenza della patologia sia aumentata, ma in realtà c'è stata una maggiore attenzione e quindi un reclutamento più preciso dei pazienti nelle aree considerate e quindi di fatto una maggiore e migliore stima della patologia in epoca più recente. Per quanto riguarda invece il confronto tra continenti, esistono delle differenze che non sono interamente imputabili a fattori metodologici, all'accuratezza della raccolta dati, per cui si può ipotizzare che in virtù di una diversa composizione genetica delle popolazioni, ma anche in presenza di diversi fattori di rischio ambientali, la patologia possa avere una frequenza diversa. Quello di prima era l'incidenza, questa è la prevalenza, che oltre a confermarci quanto vi ho detto finora, ci dice che se andiamo a prendere gli studi più recenti, vediamo che la prevalenza è nettamente più aumentata. E questo non solo ci riporta a una maggiore attenzione nella rilevazione dei casi, ma ci dice anche che
con le tecniche di supporto terapeutiche per la patologia, di fatto la sopravvivenza media dei pazienti è aumentata e questo ovviamente fa sì che la prevalenza sia notevolmente aumentata rispetto al passato. Passiamo adesso alla descrizione dei cluster. E direi non potevo fare a meno di illustrarvi quello che è il classico cluster della patologia, che è quello dell'isola di Guam, nella quale in realtà non c'è stata solo una incidenza maggiore di casi di sclerosi laterale amiotrofica, ma si sono viste anche forme di parkinsonismo e di demenza, le cui caratteristiche insieme a quelle della SLA hanno sempre però fatto pensare a una certa atipia del fenotipo della patologia, per cui non tutti i ricercatori sono dell'avviso che questa sia una forma classica di SLA. Però ugualmente il dato è interessante perché questa patologia a Guam ha avuto un picco di incidenza che è stato rilevato negli anni 50-60 e che poi è andato regredendo fino a che attualmente abbiamo un'incidenza di poco superiore a quella che si vede nel resto del mondo. E questo è incompatibile con un'ipotesi genetica, invece sembra più supportare un fattore ambientale, e tra i fattori ambientali che sono stati documentati, di fatto il più importante è la neurotossina BMAA, cioè la beta-metilalanina, che contenuta in semi di una palma che costituiva oggetto di alimentazione di queste popolazioni era implicata nella genesi della patologia. Come vedete lì, non solo a Guam si erano osservati dei foci di patologia, ma anche nella Nuova Guinea occidentale e nella penisola di Chi del Giappone. E di fatto l'ipotesi della beta-metilaminoalanina è quella che regge maggiormente nel giustificare questa apparente epidemia di SLA in quell'area. Di fatto all'inizio, quando si è studiato il meccanismo di questa sostanza, si è visto che la semplice alimentazione delle persone locali con la farina che veniva prodotta da questi semi non bastava, perché bastava un lavaggio perché di fatto scomparisse questa sostanza tossica. Però queste popolazioni si alimentavano anche con carne di volpi volanti e di altri animali, i quali a loro volta si alimentavano con questi semi. E questo faceva sì che il materiale tossico si depositasse nelle carni di questi animali e di fatto potesse maggiormente rappresentare un fattore di rischio ambientale. Questa stessa sostanza è stata implicata anche all'origine di altri cluster, di cui vi dirò qualcosa in una delle diapositive successive, e viene anche considerata alla base di quello che è, diciamo, l'aumento di frequenza della patologia tra i veterani della guerra del Golfo, di cui si è molto parlato. Per quanto riguarda i cluster, qui ho cercato di riassumere, attenendomi ai risultati di una revisione recente dell'argomento fatta dal gruppo irlandese, dove si vede, come vedete, una serie di studi i quali hanno valutato delle frequenze di patologia che sono grosso modo da 1,5 fino addirittura a 63 volte rispetto a quello che è l'atteso nella frequenza della patologia nella stessa area. E come vedete abbiamo numeri diversi di cluster, quindi di raggruppamenti di aree geografiche dove la malattia era osservata con maggior frequenza, e il nostro studio italiano del 2007 ha addirittura identificato 16 aree sul territorio nazionale in cui la mortalità per SLA poteva essere, come dicevo, fino a da 2 a 63 volte superiore rispetto all'atteso. Le ipotesi che gli autori hanno formulato per spiegare questi cluster erano diversi. In Finlandia e in Irlanda hanno privilegiato l'ipotesi genetica, dicendo che la caratterizzazione genetica delle popolazioni era tale da poterle predisporre maggiormente
all'esordio della patologia. In altri casi, soprattutto negli Stati Uniti, è stata presa in considerazione l'ipotesi della BMAA, perché molti di questi cluster sono stati individuati in territori vicino a laghi o specchi d'acqua dove le alghe che producono questa sostanza fiorivano. In altri casi, sullo stesso territorio italiano, non sono state avanzate delle ipotesi, ma semplicemente si è fatta una documentazione con la speranza poi che ci potessero essere degli studi ulteriori che andassero ad investigare i motivi di questa diversa frequenza. Tenete però presente che, metodologicamente parlando, noi dobbiamo anche considerare che la distribuzione della patologia sia diversa nel territorio nazionale per effetto del caso, anche perché questi cluster sono basati su piccoli numeri di soggetti e quindi è possibile che, aggiungendone uno o due oppure togliendolo, poi di fatto non si avessero delle frequenze diverse da quelle della popolazione generale. Passiamo adesso a illustrare alcune sostanze e alcune abitudini di vita che sono state prese in considerazione come fonte possibile di casi di SLAI. Uno dei fattori ambientali più importanti è ritenuto il fumo. E qui abbiamo una diapositiva che ci fa vedere sostanzialmente i risultati di una serie di studi con l'esecuzione di una meta-analisi, quindi si sono messi insieme i dati di questi diversi studi e, diciamo, come si vede qui sotto, combinando le informazioni di diversi studi e quindi avendo a disposizione un campione più ampio, il rischio di fatto è di poco aumentato rispetto a quello atteso nella popolazione, con una informazione importante, cioè in questa rassegna di fatto il rischio sembra concentrarsi sul sesso femminile, cosa che gli autori hanno cercato di spiegare dicendo che le donne dispongono di dei meccanismi di degradazione degli effetti tossici della nicotina diversi da quelli degli uomini, in un qualche modo più imperfetti, ponendole più a rischio di avere la malattia. Chiaramente è un po' un'ipotesi azzardata, credo che sia abbastanza difficile poterla sostenere in maniera robusta, però il dato è comunque stato confermato in diversi studi, anche se, come vedete qui, comunque nella maggior parte delle indagini effettuate, come ci fa vedere l'intervallo di confidenze che va a incrociare la linea dell'unità, il dato non è mai stato statisticamente significativo. Una popolazione nella quale si è molto studiato il rischio di SLA è stata quella dei militari e direi che il dato viene soprattutto da una coorte di veterani della guerra del Golfo che, come vedete dal numero elevato di studi che sono stati fatti, sono stati rivoltati come un calzino e utilizzando di fatto diverse misure di rischio, andando a vedere la mortalità o l'incidenza o il picco di patologia o la vicinanza a determinate aree di dove questi soldati combattevano, per cercare di capire effettivamente se ci fossero dei fattori importanti coinvolti. E di fatto, per quanto mi risulta, questo è tra l'altro uno studio molto recente che ha messo insieme tutti i dati allora disponibili, praticamente gli autori dicono che ci possono essere diverse cause, diverse possibili esposizioni che questi soldati hanno avuto, ma una in particolare non è evidenziata. Qui salta ancora, viene ancora considerata l'ipotesi della BMAA, perché al di là degli specchi d'acqua si è visto che anche in aree desertiche queste sostanze sono distribuite in quantità superiore all'atteso e potrebbero quindi essere tossiche per il sistema nervoso. I pesticidi sono stati anche considerati responsabili, di fatto anche qui abbiamo i risultati di una meta-analisi, vedete che mettendo insieme i dati di diversi studi il rischio è quasi doppio e vediamo
che di fatto, però ancora una volta, molti studi non hanno dimostrato delle vere differenze rispetto a popolazioni di controllo. I pesticidi, come sapete, sono delle sostanze tossiche per il sistema nervoso e qui il discorso interazione geni-ambiente ha un suo ruolo perché si ritiene da parte di alcuni che coloro che sviluppano la malattia dopo esposizione con i pesticidi abbiano, diciamo, degli sistemi enzimatici che detossicano l'azione del pesticida, che sono le paraoxonasi, che di fatto, non essendo rappresentate in quantità adeguata, portano il soggetto ad essere a rischio di sviluppare la malattia. Anche questo però è un discorso molto dibattuto, per cui non siamo assolutamente certi che il meccanismo sia quello, sta di fatto però che esiste un rischio statisticamente significativo che viene confermato dalle meta-analisi. Dunque, per quanto riguarda i pesticidi va detta un'altra cosa, un po' come si è visto prima per il fumo, sembra che il rischio sia significativo nel maschio ma non nella femmina. E qui sono state ipotizzate due cose. Uno è che il maschio comunque professionalmente è più esposto all'azione tossica di queste sostanze e l'altra invece è di tipo metodologico ed è il numero molto minore di donne esposte per cui esiste una oggettiva difficoltà a quantificare un rischio quando il numero delle persone che è esposta è piuttosto limitato. Tra le altre esposizioni occupazionali ricordiamo i campi elettrici e i campi elettromagnetici per i quali è stata anche prodotta dell'evidenza negli animali da esperimento che cimentati con campi elettrici di fatto hanno manifestato la patologia, si tratta di studi su ratti nei quali si è visto che venendo meno certi meccanismi che contrastano l'ossidazione questi animali possono sviluppare la patologia. Anche qui noi abbiamo dei dati che sono statisticamente significativi, come si vede dall'intervallo di confidenza, però se noi mettiamo a confronto studi caso-controllo con studi di coorte, e questi ultimi noi epidemiologi sappiamo che sono le modalità più precise per investigare i fattori di rischio, notiamo che mentre alcuni studi caso-controllo ci dicono che queste esposizioni sono delle fonti di rischio, di fatto la stessa esposizione cimentata in uno studio di tipo di coorte non risulta statisticamente significativa e lo stesso se noi andiamo ad analizzare e a quantificare l'esposizione, cosa piuttosto difficile, vediamo che anche negli studi caso controllo non si vede una differenza. Il piombo è un'altra sostanza che è stata implicata. Ancora una volta abbiamo qui uno studio che combina i risultati di diverse indagini, si è fatta anche qui una meta-analisi, si vede che chi è esposto al piombo ha un rischio di una volta e mezzo, sta di fatto però che se andiamo a vedere gli studi più precisi, che sono quelli di coorte, uno è lo studio di Park e l'altro è questo di Fetting, vediamo che di fatto i risultati non sono statisticamente significativi, per cui dobbiamo sempre calare il risultato nella qualità dello studio e valutare questo con un atteggiamento piuttosto critico. Dunque, qui entro con dei dati personali che mi piace presentare anche perché rappresentano un'osservazione che in questo caso è stata del tutto casuale, ma che ci ha fatto pensare che la caffeina o comunque il caffè possa essere protettivo nei confronti della SLA. Nel corso di uno studio che vi presenterò poi sul ruolo dei traumi nella genesi della SLA, come fanno gli epidemiologi, abbiamo raccolto anche dati sul consumo di caffè, sul fumo, sull'alcol e abbiamo visto che di fatto i soggetti con SLA risultavano essere, diciamo, i soggetti che consumavano caffè avevano un rischio di SLA che era
di molto inferiore rispetto ai soggetti che hanno la malattia, quasi come che ci fosse una correlazione inversa e che quindi chi consumasse caffè fosse protetto. E la cosa diciamo, anche se non raggiungeva la significatività statistica, aveva anche una sua caratterizzazione in termini di non aver mai bevuto caffè, di aver bevuto caffè in passato, di essere un attuale bevitore di caffè. E vedete che c'è un certo gradiente. Siccome non eravamo sicuri dei nostri dati, siamo andati a cercare altre due popolazioni di controllo, rappresentate una da soggetti normali seguiti da medici di famiglia e un'altra in una coorte di soggetti seguita per andare a verificare lo sviluppo del cancro. E vedete che andando a vedere anche in queste coorti soggetti che poi sviluppavano la SLA, si vedeva che chi aveva la SLA aveva avuto un'esposizione minore al caffè. Questo è un dato che merita di essere controllato. Noi ci stiamo dando un grande affare per trovare uno sponsor, per poter arrivare a fare uno studio che è focalizzato su questo specifico obiettivo. Per adesso non ci siamo riusciti, ma non demordiamo. E poi vorrei parlarvi del calcio, che di fatto è tuttora un argomento oggetto di discussione, perché parte da questa osservazione iniziale che fu fatta 12 anni fa con una valutazione di una coorte di 24.000 calciatori italiani che sono stati osservati e 8 di questi sono morti di SLA. Questo dava praticamente, rispetto a un numero di 0,6 attesi come morti per SLA in questa, in questa corte, qualora la frequenza della patologia fosse quella della popolazione generale, un rischio che era 10 volte superiore. Chiaramente questa era un'osservazione non controllata. Si sono fatti degli studi, quello più importante che è stato fatto finora è stato quello di Adriano Chiò, il quale ha tra l'altro fatto una prima osservazione pubblicata nel 2005 e una seconda osservazione che è del 2009, e io porto i risultati di questa seconda osservazione, dove si vede sostanzialmente che il rischio che è rappresentato in questa colonna è 20 volte superiore per i calciatori che avevano professato tra il 1980 e il 2006, risultava 15 volte superiore in chi aveva più di 5 anni di esposizione all'attività calcistica, ed era comunque un fenomeno che si vedeva solo nel calcio, perché gli stessi investigatori avevano valutato altre due coorti, quella dei cestisti e quella dei ciclisti, non osservando casi di SLA. Allora, visto che questa osservazione ci dava lo spunto per fare uno studio, abbiamo approfondito la letteratura e siamo andati a vedere praticamente tre cose che ci interessavano per poter spiegare un'apparente correlazione tra calcio e SLA. Uno era la patologia traumatica, considerato che il calcio è uno sport da contatto. L'altra era l'esercizio fisico strenuo e il terzo era l'utilizzo di sostanze. Per quanto riguarda la patologia traumatica, all'epoca in cui ci siamo messi a studiare il fenomeno, c'era una review di un certo interesse pubblicata nel 2007, dove si faceva un po' il punto degli studi che l'avevano investigata, e vedete che erano due le indagini in cui si era visto che il rischio poteva andare da 1,6 a 5,6. Qui abbiamo diverse tipologie di rischio, però in gran parte dei casi non si vedeva una differenza. A questo punto ci siamo messi e abbiamo fatto uno studio finanziato dall'Istituto Superiore di Sanità, in cui in Italia abbiamo valutato pazienti che afferivano a tre registri regionali, quello piemontese di Chiò, quello lombardo nostro e quello pugliese di Logroscino, nel quale si è andati a vedere nella storia del paziente rispetto a a una popolazione di controllo rappresentata da soggetti che avevano altre patologie neurologiche, quello che poteva essere,
qua. Ops. Quello che poteva essere il ruolo degli eventi traumatici. E quello che abbiamo visto sostanzialmente era che se il soggetto aveva SLA, la sua probabilità di riportare in anamnesi almeno 3 eventi traumatici che avevano richiesto un intervento medico era 3 volte superiore a quello della popolazione di controllo. E a questo un certo gradiente si poteva vedere per l'intensità del trauma, per cui se il trauma era severo la probabilità era 2 volte superiore. Però uno dei problemi che si incontrano in questi casi è collocare temporalmente l'evento traumatico, per cui era necessario andare a verificare quando il trauma era occorso rispetto all'esordio dei sintomi, tenuto conto che la patologia ha una fase subclinica anche prolungata. E quello che abbiamo visto è, concentrandoci sui traumi che erano occorsi almeno 5 anni prima dell'esordio dei sintomi, si notava lo stesso gradiente, anzi si vedeva forse un gradiente anche rispetto alla numerosità degli eventi. La stessa cosa si vedeva per i traumi che richiedevano ospedalizzazioni e per quelli che comportavano una disabilità temporanea o permanente, anche se non si vedevano dei veri e propri trend. Comunque anche qui diciamo si confermava il dato per gli eventi che occorrevano nel passato remoto del paziente. L'esercizio fisico è stato anche considerato in letteratura. Come vedete qui noi abbiamo ancora un certo numero di studi che sono stati fatti e che hanno documentato con dei rischi che possono essere addirittura anche 18 volte superiori, come vedete qui in basso, però la letteratura prodotta era di qualità abbastanza scadente, come risulta dalla classe di, in cui lo studio era stato collocato in merito alla metodologia usata. E quello che si vedeva molto interessante, questo è stato fatto da Welding una decina di anni fa, era di andare a vedere qual era la probabilità di trovare un'associazione tra attività fisica e SLA sulla base del livello qualitativo dello studio. E vedete che mentre si ha un 83% di probabilità di scoprire che l'attività fisica è un fattore di rischio per studi di classe quinta, questa probabilità scende a zero quando lo studio sia molto più correttamente eseguito e quindi appartenga a una classe 1 o 2. Quindi con questo background abbiamo fatto uno studio di cui ho fatto, vedo qui Lucy Bruni che ringrazio molto, è stato fatto grazie a un contributo dell'Associazione Americana della SLA. Questo, a differenza del precedente sui traumi, è uno studio europeo che ha coinvolto registri di diversi paesi. E qui abbiamo fatto un'indagine caso controllo nella quale anamnesticamente siamo andati a ricostruire l'attività sportiva che è stata espressa sia in termini qualitativi che quantitativi con i cosiddetti metabolic equivalence, e quello che si è visto sostanzialmente è che, contrariamente alle nostre attese, rispetto a soggetti che non praticavano o non avevano praticato attività fisica, chi lo faceva nel contesto di determinati tipi di attività aveva una probabilità addirittura significativamente inferiore di sviluppare la SLA. Vedete qui coloro che la facevano con un'attività lavorativa, è molto interessante chi lo faceva sia per lavoro che per sport. La intensità dell'attività fisica non è stata valutata solo quantitativamente, ma si è categorizzata sotto forma di sport amatoriali organizzati o professionali, e vedete che la significatività si gioca soprattutto sugli sport organizzati, mentre la differenza sparisce per gli sport professionistici. Questo dato non ci consente di dire che lo sport professionistico controbatte l'azione protettiva dell'attività fisica, perché questo rischio è calcolato su un numero molto esiguo di soggetti che nel contesto della nostra popolazione erano risultati aver effettuato sport professionistici. Però è comunque un'osservazione interessante che merita di approfondimento.
In questo stesso studio abbiamo fatto delle altre osservazioni interessanti che volevo portare alla vostra attenzione, anche se non sono state pubblicate, ed è che se noi andiamo a vedere l'età di esordio della malattia nei soggetti con SLA che praticavano o avevano praticato attività fisica rispetto a chi non l'aveva praticata, l'età di esordio dei sintomi si andava abbassando. Sono quasi quasi alla fine. Tant'è vero che, per esempio, per chi praticava attività lavorativa e sportiva che implicava un esercizio fisico, l'esordio dei sintomi era addirittura 6 anni più precoce rispetto a chi non praticava attività fisica. Questa stessa cosa si verificava per gli sport organizzati. E quello che è stato interessante è che abbiamo voluto vedere quale fosse l'interazione tra traumi e attività sportive in questi soggetti, perché avevamo raccolto anche in questa popolazione dati sui traumi, e quello che si vede è che se stratifichiamo i nostri pazienti in chi aveva praticato attività sportiva e in chi non l'aveva praticata, sparisce il fattore rischio rappresentato dai traumi, per cui il trauma sembra rappresentare un fattore di rischio in un soggetto che non aveva praticato attività sportiva. E analogamente, se noi andiamo a vedere età di esordio, quello che si vede, è che si ha un'anticipazione solo nei soggetti che non avevano praticato attività sportiva. Questo dato non è di facile interpretazione, però ci dice ancora una volta che i fattori di rischio devono essere valutati nel loro insieme e non individualmente. Interessante anche il fatto che chi avesse praticato un'attività sportiva sotto i 15 anni, avesse cominciato sotto i 15 anni, aveva un'età di esordio significativamente inferiore, se era un paziente con SLA, rispetto a chi non l'aveva mai fatta. Siamo andati poi rapidamente anche a valutare, qui non abbiamo dati personali ma abbiamo dati di letteratura, l'uso di sostanze. I calciatori fanno molto uso di sostanze lecite, ovviamente, rappresentate comunque da integratori alimentari e da antinfiammatori non steroidei. Questi sono i risultati di studi fatti su calciatori che avevano partecipato a tornei internazionali, a coppe, e quello che si vede è che c'era un uso di almeno quasi due sostanze per giocatore per partita, con una predominanza di antinfiammatori e anche un certo numero di integratori alimentari. E sugli integratori alimentari volevo riportarvi un dato che alcuni di voi conoscono perché hanno partecipato al nostro studio. Noi anni fa abbiamo fatto uno studio per vedere se gli aminoacidi ramificati rispetto al placebo fossero un fattore, diciamo, di protezione, rallentamento della progressione della SLA, e invece ci siamo imbattuti in un risultato esattamente opposto, cioè chi era randomizzato agli aminoacidi di fatto moriva più precocemente rispetto al placebo. Se volete ne possiamo parlare in discussione, non ho tempo adesso di andare a fondo, però questo è un altro elemento che pone delle riflessioni. Sono stati fatti degli studi caso controllo che fanno vedere, per esempio, che l'uso di antinfiammatori non steroidei, non aspirina, nei soggetti con SLA è doppio rispetto ai controlli. Questo è stato visto in uno studio caso controllo degli Stati Uniti. Questi sono i risultati di uno studio che ha combinato coorti di pazienti che erano stati arruolati in clinical trial, ancora una volta un rischio doppio, questa volta per l'aspirina, quindi dati da confermare ma che inducono a qualche sospetto. Gli americani con il gruppo di Mitsumoto hanno rivisto un po' in maniera sintetica il ruolo dei fattori di rischio ambientali e li hanno classificati per livelli di evidenza, andando a vedere sulla base delle conoscenze che si avevano quali fossero, diciamo, quelli più importanti. E di fatto, come vedete, ancora una volta il fumo, l'aver prestato servizio militare per i militari americani, l'esposizione al piombo e i pesticidi sono quelli che sono più nell'occhio del ciclone. Tutti gli altri, come vedete qui, non sono stati considerati al momento come particolarmente importanti. Sono quasi alla fine, abbiate pazienza, ma l'argomento è molto lungo.
Che problemi ci sono? Parecchi, che possono chiaramente abbassare il livello qualitativo degli studi. Il primo è che la patologia è rara e quindi uno studio di coorte è molto difficile da farsi e quindi si fanno il caso controllo. Non sappiamo mai quando esordisce, per cui non si sa se nasce prima l'uovo o la gallina. I soggetti esposti a certi fattori di rischio non sono tanti. Non possiamo far altro spesso che raccogliere dati sulla storia del paziente e quindi ci sono problemi di memoria e poi non ci sono dati su dose e risposte e possono esserci dei confonditori. Quindi in conclusione, possiamo affermare che pesticidi, piombo e fumo e forse anche il trauma rappresentano, diciamo, dei fattori di rischio quasi sicuri di tipo ambientale per la SLA. Abbiamo notato che c'è una correlazione inversa con l'attività fisica, dove però troviamo un'associazione invece con un esordio più precoce della malattia in chi ammala. Non possiamo escludere del tutto che il calcio possa essere, diciamo, un fattore di rischio, però dobbiamo affermare che i soggetti che praticano il calcio potrebbero essere dei soggetti che hanno una loro suscettibilità individuale ad averlo, che in un qualche modo sviluppano la malattia in presenza di determinati fattori esterni, e questo potrebbe anche spiegare il perché i calciatori si fanno la SLA spesso a un'età più precoce rispetto al resto della popolazione. E questa è l'ultima, ve lo prometto. Dunque, cosa possiamo fare per il futuro? Quello che purtroppo si è fatto fino adesso è investigare un solo fattore di rischio, mentre sarebbe molto importante osservare più fattori di rischio insieme. Questo può essere fatto o andando a ricercare più fattori nella stessa popolazione, oppure arricchendo questa popolazione che si è visto essere, diciamo, magari esposta a un certo fattore di rischio, andando a cercare anche gli altri. E naturalmente cercare di incorporare delle misure di esposizione, che sono forse quello che ci manca dagli studi che sono stati pubblicati finora. Allora, ho chiuso, non ho come i miei predecessori una diapositiva per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a fare questi studi, ma sono così tanti che avreste visto i loro nomi così piccoli che chiaramente era come non presentarla. Per cui io li ringrazio col cuore, perché senza di loro io non sarei riuscito a fare alcuni degli studi che vi ho presentato. Grazie. Grazie Ettore, e credo di poter dare la parola solo ad una domanda o commento. Posso? Sono qui. Oh. Salve, sono Salvatore, volevo chiedere una domanda. Io giocavo a calcetto a livello amatoriale e mi sono rotto ambedue i tendini d'Achille. Volevo sapere se c'era qualche relazione con la patologia. Dunque, come forse un po' affrettatamente ho detto, non possiamo ancora affermare che i traumi da soli possano essere, diciamo, alla base di questo, perché nel nostro studio abbiamo visto che devono essere i traumi ripetuti. Tra l'altro non ho avuto il tempo di dire che erano soprattutto i traumi cranici quelli che venivano riportati più frequentemente dagli ammalati, quindi non possiamo assolutamente dirlo. E quello che possiamo dire, tornando al discorso calcio, è che probabilmente la soluzione sta in una interazione tra una predisposizione individuale e i fatti traumatici, o l'esercizio o l'esposizione a sostanze, che è fra l'altro la cosa di cui sappiamo meno, perché è molto difficile, se si studia una popolazione anziana, andare a ricostruire questo dato nel passato. Grazie. Passiamo. Sì, Massimo, qualche commento? No. Soltanto visto il mio passato, insomma. No, io credo che però bisognerebbe dire chiaramente che il calcio non fa venire la SLA, no? Perché penso alle mamme di tutti i bambini italiani che mandano i propri figli a fare pratica sportiva e soprattutto calcio, e allora immagino che sarebbe un dramma nazionale se, come è successo una quindicina di anni fa,
in Italia si pensava che a un certo punto, siccome si erano ammalati dei calciatori, il calcio facesse venire la SLA. Non nascondo però che da presidente di AISLA sono molto contento che il calcio ha contribuito a, come dire, fotografare il problema, a far diventare il mondo SLA un mondo da tenere in considerazione, no? Però insomma, io so che mi avessero detto guarda che forse il calcio fa venire la SLA, io avrei continuato a giocare a calcio, voglio dire, no? Ecco, sappiamo quanto è importante la pratica sportiva e il calcio in particolare per il nostro paese, quindi una parola un po' più chiara la direi. Beh, io speravo di essere stato chiaro, perché io non ho assolutamente affermato che il calcio rappresenta una professione o un'attività a rischio per la SLA. Io ho semplicemente detto che nell'attività del calcio ci sono alcune cose che sono state considerate dei fattori di rischio e che però per agire probabilmente devono aver dietro una predisposizione individuale, quindi un substrato genetico per cui quella tal persona si fa la SLA. Quindi su questo speravo di essere stato chiaro e ti ringrazio per aver riproposto l'argomento, perché non voglio che passi un messaggio di questo genere. Però vediamo la cosa anche da un altro punto di vista, cioè è, come hai detto tu stesso, un laboratorio interessante quello del calcio, perché ci permette su una popolazione relativamente omogenea di studiare determinate cose che possono non c'entrare niente col calcio, ma che però studiate in un certo modo ci aiutano a capire i meccanismi della patologia. Quindi io ben venga l'andare avanti su queste cose, ma non per creare dell'allarmismo, perché sono io il primo a sostenere che io ho dei figli, hanno giocato e continuerò a chiedere ai miei nipoti di giocare, assolutamente. Però è importante, direi che ringrazio il cielo che è venuta fuori questa cosa, perché ci ha permesso di mettere più a fuoco certi meccanismi che fino ad allora non erano stati studiati. Ok, io a me tocca la parte del Cerbero, grazie al dottor Becchi. Io ricordo,